Voltiamo pagina e parliamo della strage della gru a Torino. L'errore umano o il suolo fragile sono le due ipotesi al vaglio dei magistrati che hanno aperto un'inchiesta sull'incidente costato la vita a tre operai. L'inviata Giulia Serenelli. La signora Germana guarda quell'ammasso di ferro precipitato sul suo terrazzo. Io lo chiamo moncone, un grosso moncone di gru che sta lì e non mi piace. Accartocciati, distrutti, due monconi che fino ad un istante prima dell'incidente sembravano due giganti. Faceva paura a tanti quella struttura imponente che ingombrava quasi tutta la strada tra le due palazzine di via Genova. Dovevano servire per ristrutturare un tetto, lavori affidati ad una ditta che a sua volta impiegava altri professionisti per l'utilizzo dei macchinari. Secondo me bisogna farlo con l'impalcatura, forse costa di più, io non lo so, però non possono rischiare, tant'è vero che adesso ha voglia. A terra ci sono ancora i teli che hanno coperto i corpi dei tre operai morti nel crollo. Marco Pozzetti, 54 anni, Roberto Peretto, 52, e il più giovane del gruppo, Filippo Falotico, 20 anni. L'indagine della Procura di Torino su cosa sia accaduto, se un errore umano o il cedimento dell'asfalto, ha già iniziato a muovere i primi passi. I vigili del fuoco mappano con un drone l'area sotto sequestro per una relazione tecnica da inviare agli inquirenti. Ci sono state richieste delle riprese anche dall'alto, per avere una chiara visione. Ancora contro ignoti l'inchiesta per omicidio colposo. Fondamentali saranno i rilievi, le perizie, i documenti delle ditte coinvolte, le testimonianze, come quella di Mizrat Svraka, il gruista. Era al posto di manovra quando tutto è crollato. Rimasto ferito e ricoverato al CTO di Torino. Voglio solo morire, ha detto dopo aver visto i suoi colleghi precipitare giù.